ricordo quindi il saluto dell'amministrazione comunale e innanzitutto desidero ringraziare e portare la nostra gratitudine ai nostri tre ospiti oggi pomeriggio. Parto da Rosanna Pirano, donna del digiuno dell'estate del 1992 a Palermo. Rosanna, doveva, mi permetto di darle chiamare il tuo nome e battesimo, e doveva essere con noi il giorno dell'inaugurazione della mostra. È stato un momento molto emozionante, posso garantire, e comunque non potendo essere in quell'occasione è voluta venire fuori i popoli a trovarci, a portare la sua testimonianza, a vedere l'allestimento che noi abbiamo organizzato all'interno del Museo Archeologico. Grazie, grazie per la sua presenza. È un momento di grande emozione per tutti, perché il tuo volto lo abbiamo ammirato nelle bellissime fotografie di Francesco e adesso abbiamo la possibilità di incontrarti di persona. Poi naturalmente ringrazio Francesco Francavilla, straordinario fotografo, giovane, che ci ha onorato per la sua disponibilità ad allestire questa mostra, a portare questa mostra fuori nei popoli. E te ne siamo estremamente grati. Abbiamo voluto questo incontro, diciamo, per la presentazione del volume che è legato al progetto della mostra, lo potete vedere qui aperto sul nostro tavolo, ma io credo che la presentazione di questo volume sarà solo il pretesto per raccontare storie, per raccontare la storia di Rosanna, per raccontarci quello che avvenne, drammatici avvenimenti di quell'estate del 92, e portare la testimonianza di tutte le donne del digiuno. Sarà un motivo per parlare con Francesco del suo lavoro vero e proprio, quello sul campo, e abbiamo chiesto a un'amica di Fuori dei Popoli di essere con noi qui. Abbiamo riportato la dottoressa Valeria Cicala, che è antichista, giornalista, funzionaria dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. L'istituto peraltro ci ha sostenuto, a onor del vero bisogna dirlo, insieme a tutti quelli che hanno voluto questa mostra Fuori dei Popoli. Comune, museo, presidio, libera, sono stati promotori, ma abbiamo incontrato in questo percorso di allestimento della mostra tanti amici che ci hanno sostenuto, tanti sponsor, tante associazioni, tanti volontari che hanno contribuito alla realizzazione, io lo dico proprio, di questa impresa. E ne siamo molto, molto orgogliosi, vuol dire che dal basso si creano delle belle forze per raggiungere gli obiettivi e soprattutto se gli obiettivi sono importanti la soddisfazione veramente è grandissima. Valeria naturalmente ha il compito di condurci in questo dialogo, ve l'ho detto, è giornalista, collabora con la rivista dell'istituto, l'istituto è stato, ha avuto un intervento particolare a sostegno di questa iniziativa e la mostra all'interno del museo di Fuori dei Popoli è entrata in un progetto molto importante promosso dall'istituto che è Progetto Segni, Musei dell'Emilia Romagna per Expo 2015. Perché poi in fondo anche per questo progetto, adesso spiego velocemente, di cibo alla fine si parla di nutrimento, metaforicamente parlando alla fine c'è un nutrimento che è molto più importante o altrettanto importante del cibo e dell'alimento. Il nostro filo conduttore che ci ha guidato a questa mostra, a questo appuntamento di oggi, può essere riassunto in due parole chiave: memoria e giustizia. Sete di giustizia, sete di verità. Io ringrazio anche Casa Artusi per averci ospitato oggi qui, in questa magnifica cornice della Chiesa dei Servi, e perché il museo sta peraltro avviando anche delle collaborazioni di progetti condivisi con Casa Artusi proprio sui temi del ciclo dell'alimentazione. Quindi non ci poteva essere occasione migliore per raccogliere in questa occasione tutte le nostre forze. Fuori popolo, un buon pomeriggio, la presentazione adesso la lascio nelle mani di Valeria e grazie, grazie a tutti voi per essere qui presenti così numerosi. Buonasera, io sono particolarmente soddisfatta
sa di aver avuto, orgogliosa di aver avuto questa opportunità. Lo sono come cittadina, lo sono come donna, lo sono come siciliana, perché è inutile, sono in Romagna, nessuno potrebbe mai scambiarmi per un'autentica emiliano-romagnola. Queste vocali tradiscono ancora, per mia fortuna, le mie radici. E sono palermitana, quindi non posso che ringraziare di aver avuto l'opportunità di essere coinvolta in questa presentazione, grazie proprio alla sensibilità del nostro Istituto per i Beni Culturali, che è stato lieto di poter inserire come prima manifestazione di questo progetto SEMI, che è il progetto con cui noi aderiamo a tutte le iniziative dedicate all'Expo, dove la regione Emilia-Romagna ha una presenza forte, le regioni d'Italia, e sicuramente la regione Emilia-Romagna ha questa cifra legata all'alimentazione e al cibo, che non è casuale, che siamo proprio in un luogo dove l'antichità e la cultura del cibo si coniugano ai migliori livelli. Bene, grazie a questa attenzione, voglio ricordare che prossimamente l'assessore alla cultura della regione Emilia-Romagna, Mazzetti, sarà qui da voi e, continuando il progetto legato a questa mostra, si parlerà con lui di legalità, perché sono tante le iniziative che sono cresciute intorno a questo strepitoso libro. Sì, strepitoso, perché quando l'ho avuto tra le mani l'emozione è stata fortissima. È stata fortissima a cominciare da questa copertina, che non si limita ad avere questo viso bellissimo, straordinario, ma che riporta in questa minuta grafia un elenco di nomi che è bene non dimenticare. Penso a quanto ricordava Don Ciotti anche la scorsa settimana a Bologna. Bologna è stata protagonista di questo meraviglioso episodio, lo conoscete tutti dai giornali, alla televisione, a tutti i mezzi che abbiamo oggi per comunicare ed essere in relazione. Libera ha tenuto a Bologna questo incontro che ridondava felicemente di gioventù e di gente sana e appassionata che voleva dimostrare la sua sensibilità, la sua partecipazione. E diceva proprio che i nomi vanno ricordati, vanno letti, ripetuti, perché noi abbiamo un grandissimo bisogno di memoria. In questo tempo che ci sembra, che ci regala una recuperazione costante tra di noi, la memoria invece va sostenuta anche proprio con la parola. Quella parola che è ripetuta poi fa la storia. In fondo la prima storia l'abbiamo fatta sulla tradizione orale, poi siamo arrivati alla scrittura, ma abbiamo cominciato a passarci con le parole la memoria di che cosa eravamo, di che cosa era la nostra realtà. Bene, è emozionante anche il fatto che, per tornare su uno degli episodi francamente più tremendi, da una delle pagine della storia recente dell'Italia tra le più sofferte e, lasciatemi dire, imbarazzanti, ci sia voluta la determinazione, la passione, la voglia di mettere ordine, forse anche in una sua storia personale, di Francesco Francaviglia. Lui ha permesso a noi tutti di tornare, attraverso la sua capacità, questa partitura di immagini che ci ha regalato. Non uso casualmente la parola partitura, spero che ti piaccia, perché dovete sapere che questo validissimo fotografo, questo professionista della fotografia, altrettanto professionista è in un altro ambito, è cresciuto nella disciplina e nell'amore quotidiano, nell'esercizio quotidiano della musica, è un violoncellista, cioè la prima vocazione, e poi ha lasciato spazio a un'altra vocazione, dove il rigore della ricerca, l'impegno a studiare è stato altrettanto profondo. Non per nulla mi piace dire che quando questo libro è stato impaginato e si è realizzato, anche con la grande finezza di un editore che ha veramente capito e colto le esigenze che questo volume presentava, questo volume dove il nero sembra predominare e dove poi esplodono queste immagini che rompono l'omertà, lasciatemi dire, rompono il silenzio, rompono un'assenza di memoria, rompono con questi occhi che interrogano e chiamano a un senso di responsabilità i troppi silenzi in cui ancora, purtroppo, mi sembra che ci muoviamo. Bene, questo libro
non è soltanto un emozionante viaggio nella memoria e quindi nel costruire un futuro di storia, è proprio un oggetto che dimostra la bellezza, la grandezza, la profondità di questo, di quest'occhio che ha fotografato, di questo racconto. E tutto questo si è trasformato anche in un premio importante che Francesco ha avuto proprio come professionista, il premio Portfolio Italia del 2014. Quindi una cosa mi piace ancora sottolineare prima di passare all'altro aspetto fondamentale di questo libro. Siamo di fronte non semplicemente a un racconto, a un'esperienza che ha voluto, come dicevo, riportarci a un evento e ad anni importanti della nostra storia e anche, come dire, di mettere a sistema qualcosa che appartiene anche alla vita di Francesco per quella che è stata un'esperienza di famiglia che si lega a quegli anni. No, siamo anche di fronte a un professionista che con rigore affronta questa ricerca come altri già ne sta impostando e ne racconterà. Questi ritratti, queste magnifiche donne, queste donne che il 22 luglio del 92, forse nel ricordare così bene, a parte tutta la tragedia che c'è in tutto questo, c'è il fatto che allora ero molto più giovane, ma il 22 luglio era il giorno del mio compleanno. E quindi questo mi porta ad avere troppo bene in mente quello che è successo grazie a un gruppo di donne, ma ancora una volta le donne, lasciatemi dire, queste generatrici di vita, queste imbattibili, indomite, veramente protagoniste spesso nel silenzio, spesso nella difficoltà più profonda. E la Sicilia, la mia Sicilia è una terra difficile, è stata una terra molto difficile per le donne. E quando oggi Rosanna mi diceva, molte mie concittadine non ricordano l'episodio delle donne del digiuno, persone che lì vivevano, persone che forse hanno anche guardato queste, inizialmente cosa siete state 11, quando eravate? All'inizio erano 11. Era quello, e poi tutto si è allargato, non ci racconterai tu. Ma forse l'hanno guardate anche, penso a un certo tipo di borghesia palermitana che posso criticare perché la conosco, con quel senso di ma non avevano altro da fare, ma perché? Ma cosa significa? Un modo di mettersi forse in evidenza, no? Un modo di rompere omertà, di mostrarsi forti. Questi visi, questi bellissimi visi, queste matrone, queste madri, perché in questo digiuno c'era una gran voglia di dare vite alimentare. Non si alimenta solo dando il seno ai propri figli, si alimenta anche, si dà vita, si trasmette vita, si trasmette voglia di vivere e di reagire anche con i propri comportamenti. Questi straordinari visi mi fanno pensare anche alle grandi protagoniste della classicità, della letteratura antica. Mi fanno venire in mente le protagoniste dei cicli del mito e poi della letteratura che tanto così lasciato segno, penso, ancora adesso nelle nostre esperienze. E le grandi protagoniste della letteratura classica, se pensiamo alle protagoniste, alle rovine delle tragedie o anche ai cicli omerici, non sono donne felici e sembrano apparentemente sconfitte spesso e volentieri, ma non si sono arrese. Le nostre donne del digiuno lamentano, senza perdere speranza, potrei dire, che quello che è successo, quello che i loro occhi, le loro facce ci raccontano, poteva avere anche un eco più profondo, ma c'era troppa voglia di seppellire, troppe opportunità portavano altrove, ma non si sono arrese. E il premio che ha regalato non solo a loro, ma a noi Francesco, con questa scelta, questo volume, ci dicono che non hanno perso, che non hanno lottato in vano, che sono qui ancora con noi e che rinnovano un messaggio e soprattutto questo libro nella sua bellezza, nella sua essere anche, come dico, un bello oggetto, un oggetto che un appassionato della fotografia vuole avere, ma lo vuole avere chi vuol conoscere. I miei colleghi più giovani in ufficio mi dicevano, Dio, questi occhi, io mi sento a disagio, mi sento imbarazzato, sì, perché è la tua coscienza che viene sollecitata
lasciata da questi sguardi. Questo libro è un altro messaggio che ci giunge, a noi tutti, dell'esigenza di educare, di non perdere la voglia di educare e di raccontare quello che è stato. Cos'è stato il 92? Cosa c'è stato dopo il 92? Cosa ci hanno continuato?